Torna Russo in Musica, la manifestazione musicale dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo di Caltanissetta, guidato dalla dirigente Maria Rita Basta. L'iniziativa si inserisce nel piano triennale dell'offerta formativa 2022-2023 dell'Istituto e punta alla promozione della cultura musicale, quale patrimonio universale da promuovere tra le nuove generazioni, si legge nel regolamento, nel processo di maturazione e affermazione dell'identità e nel rispetto delle diversità. C'è tempo sino al 21 novembre per l'iscrizione. E i concorrenti selezionati potranno poi esibirsi il 13 dicembre al Teatro Regina Margherita. Partecipano a questa manifestazione, a questo concorso, tutte le scuole della secondaria di primo grado e di secondo grado dell'ambito 04, cioè significa Caltanissetta, San Cataldo, Serra di Falco, Delia, Sommatino, Mussomeli, Milena, insomma la zona anche del Vallone. Possono partecipare con nelle categorie solisti, vocale e strumentale, gruppi, vocale e strumentale, orchestrale e corale. Abbiamo ricevuto sempre delle numerose iscrizioni e infatti abbiamo prima una giuria a scuola, costituita da personale titolato, che fa una prima selezione, perché alla gara arrivano i 12 concorrenti. Ci saranno le premiazioni per tutte le categorie e poi ci sarà anche il premio del vincitore assoluto. Una vera e propria festa della musica che ritorna con la sua quinta edizione dopo la pausa causata dalla pandemia. Noi siamo veramente felici perché dopo 2 anni di fermo siamo riusciti a riproporre il concorso e questa sarà la quinta edizione. Di 2 anni ci hanno fatto soffrire molto. Sarà bellissimo comunque vedere i ragazzi trepidanti dietro le quinte che aspettano di esibirsi e di cantare.